Buongiorno, sono Enrico Ferrari, sono responsabile di Sony Digital Cinema per Italia, Spagna e Portogallo. Qui siamo a multisala grotta di Sesto Fiorentino, in una delle tappe del nuovo show di presentazione del nuovo proiettore 4K di Sony. Abbiamo già fatto presentazioni a Padova, a Genova e altre che seguiranno. Questa è la quarta generazione di proiettori 4K di Sony per il cinema, con tecnologia multilampada, con lampada ad alta pressione al mercurio, con un rapporto di contrasto di qualità immagine 8001, quindi molto superiore a qualsiasi altro proiettore precedentemente utilizzato sia in digitale che in pellicola in ambito della produzione cinematografica. Per Sony è una delle parti di espansione del mondo del cinema, oltre alla consociata Sony Pictures che si occupa di distribuzione di contenuti cinematografici. Sony Digital Cinema sta partendo nella anche produzione ma soprattutto distribuzione di contenuti alternativi per il cinema, quindi quello che riguarda opere, concerti, eventi sportivi che possono andare da Wimbledon a partite di calcio, balletti come lo Schiaccianoci, la rimasterizzazione dell'ultimo concerto di Queen a Budapest, sta distribuito in più di 700 cinema a livello mondiale, quindi una serie di attività collaterali alla vendita di tecnologia, quindi alla possibilità per gli esercenti di installare proiettori 4K, quindi quella definizione che è lo stato dell'arte e del futuro per la proiezione, anche la possibilità di avere contenuti da Sony, che è un'azienda che ha comunque l'unica ad avere una connessione trasversale nel mondo 4K, partendo dalle telecamere, arrivando alla proiezione home e anche sui televisori 4K presentati qualche mese fa, quindi di forte impatto anche nel nostro mondo consumer di casa, passando attraverso anche la connessione con altre consociate come possono essere Sony Computer Entertainment, che è più facilmente conosciuta come PlayStation. Partendo dal mondo del cinema, quindi partendo da questi proiettori, allargando poi trasversalmente tutto quello che è 4K agli altri mondi di imaging.